Un grande risultato strategico, e questo è il giudizio dei ricercatori di Pisa, che hanno messo a punto le gambe bioniche, un progetto finanziato dalla Commissione europea con 2,5 milioni di euro in 3 anni. Sentiamo Federico Monecchi. I robot indossabili sono apparati di movimento e gambe bioniche per abbandonare la sedia a rotelle. I tutori, simili a zainetti, generano energia, ritmo sull'anca e aiutano a camminare. Una camminata assistita. I ricercatori citano come esempio la bicicletta a batteria. La protesi rimette in piedi gli amputati transfemorali. È dotata di una scarpa intelligente che sostiene il movimento del ginocchio e della caviglia. Sono un amputato, sono un anziano con debolezza, no, muscolare, oppure sono anche una persona che ha avuto un ictus e ho difficoltà a camminare. Il robot mi avvolge, mi segue, mi monitora, riconosce che sto camminando e mi dà l'assistenza. Daniele ha perduto una gamba in un incidente ed è uno degli 11 pazienti che ha partecipato alla sperimentazione all'Istituto Dognocchi di Firenze. Mi rendo conto che con certi ausili si può ancora migliorare. La sfida è mimetizzare i tutori robotici nei vestiti. In Europa gli amputati sopra il ginocchio sono circa 30.000 ogni anno. L'Unione ha finanziato il progetto CyberLex, coordinato dalla Scuola Sant'Anna di Pisa con l'Istituto Dognocchi di Firenze. Maria Chiara Carrozza, che lanciò il progetto 2 anni fa, immagina la nascita di un centro ricerche sulla riabilitazione. La ricerca può essere un'occasione di sperimentare immediatamente un dispositivo con i soggetti e poi far nascere magari anche qualche nuova impresa tecnologica toscana che grazie a queste occasioni sviluppa un business.